Oggi trasformeremo il nostro audio da così a così e lo faremo con uno dei microfoni meno costosi di Amazon. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video qui su The Noob Stream, il canale dove imparare passo a passo come utilizzare hardware e software per content creators. In questo video vedremo come trasformare il vostro audio da beginner a pro, in modo tale da evitare alla vostra audience che sanguino le orecchie. E oggi lo faremo con uno dei microfoni meno costosi di Amazon, il Mookie MU-M1, un microfono a condensatore che ho pagato 15 pound, circa 20 euro su Amazon Italia. Nella confezione troverete il microfono, un piccolo treppiedi su cui montare il microfono e il suo manuale d'uso. La stanza dove sto registrando non è una stanza trattata, come penso sia per molti di voi. In più, questo microfono, essendo un microfono condensatore, catturerà maggiormente i suoni esterni di un microfono dinamico come potrebbe essere il mio PodMic della Rode. Non entreremo troppo nei tecnicismi, io non sono il più esperto e sicuramente potete trovare video più tecnici riguardanti questo e molti altri microfoni qui su YouTube. Non siamo qui per parlare di questo microfono nel dettaglio, siamo qui per migliorare e pulire il nostro audio in tempo reale. Se il video vi sta piacendo, fatemelo sapere lasciando un bel mi piace e commentando qui sotto. Per prima cosa andremo su Reaper e scaricheremo i plugin gratuiti. Troverete i link utili sotto in descrizione. Una volta scaricati li dovremo installare e nel fare ciò installateli nello stesso disco dove avete installato OBS Studio. Una volta finita l'installazione andremo sul nostro OBS Studio e dovremo registrare un sample audio. Conosco la metà di voi solo la metà e nutro per meno della metà di voi la metà dell'affetto che meritate. Se avete riconosciuto questa celebre frase fatemelo sapere nei commenti. Una volta creato il nostro sample audio, dovremo aggiungere una nuova fonte media, rinominiamola sample audio, e andiamo a selezionare il file video appena creato. Dovremo mettere il file in loop e andremo ad inserire i filtri necessari e a pulire il nostro audio. Per prima cosa, pulsante destro sulla fonte e selezioneremo Advanced Audio Properties e selezioniamo Monitor Output, in modo da poter ascoltare in cuffia il nostro audio. Clicchiamo con il pulsante destro sulla vostra fonte media e andiamo su filtri. Ancora tasto destro su filtri audio o utilizziamo il tasto più e iniziamo ad aggiungere i nostri filtri installati in precedenza. Ricordatevi che la sequenza di come aggiungerete i vostri filtri sarà la sequenza in cui OBS li applicherà. L'ordine in cui li metterò è puramente un ordine personale e funziona per quello che io voglio raggiungere con il mio audio. Voi dovrete provare e giocare un po' con i filtri per raggiungere il livello ottimale in base alla vostra voce e al microfono che utilizzerete. Il primo filtro che andrò ad aggiungere sarà il compressore. Questo strumento comprimerà i picchi alti e bassi per avere un audio più omogeneo. Aggiungeremo un VST2 plugin, lo rinominiamo compressore. Clicchiamo su OK. Andiamo e selezioniamo Recomp. Standalone. Apriamo il plugin interface e iniziamo a modificare i parametri. Imposterò il mio threshold a meno 12 decibel e il mio ratio da 1 a 1 a 4 a 1. Chiudiamo l'interfaccia e aggiungiamo il secondo filtro, il nostro equalizzatore. Questo strumento ci permetterà di attenuare le varie frequenze del nostro segnale audio. Per questo filtro, più che per altri, come detto in precedenza, le mie saranno solo linee guida. Tutto dipenderà dalla vostra voce. Andiamo su Aggiungi filtro, VST2, plugin, di nuovo, e questa volta lo rinominiamo equalizzatore. Andiamo a selezionare Re-EQ Standalone. Imposteremo il nostro EQ, spostandoci tra questi quattro nodi. Per il primo nodo bisognerà cambiare la tipologia da Low Shelf a Band. Cambieremo il gain a 3.4. Nel secondo nodo cambieremo la frequenza a 295.7 e il gain a meno 2.2. Nel terzo nodo selezioneremo la frequenza a 1305.5 e il guadagno a 2.6. Per il quarto e ultimo nodo, come in precedenza, dovremo cambiare la tipologia da high shelf a band.
e impostare la frequenza a 5198.4 con un guadagno di meno 1.4. Dopo il nostro equalizzatore è arrivato il momento di aggiungere il nostro noise suppression o riduzione del rumore. Selezioniamo la tipologia di soppressione che desideriamo, nel mio caso RN Noise o NVIDIA Reduction, la trovo più valida. Aggiungiamo il Noise Gate e lasciamo i parametri di default. Come ultimo filtro andremo ad aggiungere un limiter. Questo filtro farà in modo che il nostro segnale audio non superi la soglia che noi andremo a impostargli. In questo caso io lo metterò a meno 10 dB, in modo tale che anche se dovessi urlare nel microfono, il segnale verrà tagliato prima che superi gli 0 dB e clippi e vada a rovinare il segnale in maniera irrimediabile. Una volta soddisfatti del risultato dei nostri plugin, basterà copiarli dalla nostra fonte media e andiamo a incollarli sul nostro microfono. Possiamo ora eliminare la nostra fonte media. E ora, come ultima cosa prima di lasciarci, andremo a sentire il nostro sample audio prima e dopo l'applicazione dei filtri. Conosco la metà di voi solo la metà e nutro per meno della metà di voi la metà dell'affetto che meritate. Ora siete pronti a creare i vostri contenuti digitali con un audio decisamente migliore. Vi ricordo che se vi è piaciuto il video e vi è stato utile, di farmelo sapere qui sotto nei commenti. E se volete aiutarmi a fare crescere il canale, basta semplicemente iscriversi e condividerlo sui vostri canali social. A proposito di canali social, potete trovare quelli di The Noobstream qui sotto in descrizione. Noi ci si vede in un prossimo video, intanto se siete interessati a registrare tracce video separate, li potete trovare qui a fianco. E ricordate, stream smart, no hard.